Enel Paper ha ideato, vende e produce un materiale isolante a base di cellulosa, protetto da un brevetto internazionale e si presenta in bobine unico al mondo. Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici, del 36% sulla CO2 emessa e non i trasporti. Gli isolanti a base di cellulosa sono la risposta ideale per la riqualificazione energetica, per il basso costo e la traspirabilità. Il parco edilizio italiano è articolato, talvolta difficile da raggiungere con i mezzi, ad esempio Genova. L'isolante in bobina Enel Paper permette di risolvere agevolmente ogni problema di logistica. E non solo, i vantaggi di Enel Paper sono su tutta la catena del valore, permette di abbattere del 70% il CAPEX. Ottenere un isolamento migliore al mondo utilizzando metà del materiale rispetto alla concorrenza. Meno prodotti chimici, senza sacchi di plastica, meno 80% di costi di logistica e lavoro molto più salubre. Vediamo il processo come funziona in dettaglio. Il macchinario consiste appunto in queste bobine che vengono srotolate dentro un mulino che fiocca materiale, quindi da carta diventa fiocco di cellulosa. Dopo aver fatto la fioccatura, il materiale passa attraverso una ventola centrifuga che permette al materiale di andare con la giusta pressione a riempire le intercapedine murarie di tutti i piani, di tutti gli edifici. Con il nostro macchinario abbiamo l'opportunità di arrivare fino al decimo piano di un classico condominio, quindi arriviamo tranquillamente a 50 metri e più di dislivello. L'insufflaggio è una tecnica molto flessibile, permette di essere utilizzata sia dall'esterno che dall'interno, sia in un semplice appartamento di un condominio che tutto in un condominio. Vengono semplicemente fatti dei fori di 4 cm, 3 cm e mezzo, attraverso i quali viene inserita una pistola che permette di inserire il materiale nella maniera più omogenea possibile. Il team che ha permesso di raggiungere questi risultati è un mix unico di esperienze diverse che si fondono insieme. Nel confronto con la concorrenza, Enel Paper si posiziona con un prezzo decisamente inferiore e performance elevate. Nonostante Enel Paper sia nato nel maggio 2016, è già presente sul mercato italiano e sono stati fatti alcuni trials in Francia. Attualmente Enel Paper si autofinanzia, ma con una crescita a velocità ridotta e per questo si richiedono 2 milioni e mezzo. Enel Paper, le bobine più leggere della piuma.